Potrebbe arrivare nelle prossime ore la svolta sul giallo Manzo, una vicenda, quella della scomparsa di Mimì, che si è fatta sempre più intricata e su cui si potrebbe far luce ora grazie agli accertamenti iniziati oggi da parte del RIS di Roma sulla T-Roc noleggiata dalla figlia Romina, indagata per sequestro di persona, ma guidata dall'amica Loredana Scannelli proprio nelle ore in cui il 69enne veniva avvistato per l'ultima volta. Era la sera dell'8 gennaio 2021, un anno e mezzo in cui dunque non si hanno avuto più notizie dell'uomo che, dopo una discussione con la figlia a causa delle troppe persone presenti al suo compleanno e dell'alcol e droga che si stavano consumando, si era allontanato da casa. I RIS cercheranno nell'auto sotto sequestro dal 14 giugno scorso eventuali tracce biologiche o impronte nascoste. Sono stati convocati anche gli avvocati degli imputati e i loro consulenti, tra cui Roberta Bruzzone, nominata dall'avvocato Iorio che difende Scannelli, e sua madre Nicola Caprioli e la criminologa Gabriella Marano, nominati invece dall'avvocato Renna che difende proprio Romina Manzo. Mi auguro che dal risultato di questo accertamento ci sia il primo passo per una fuoriuscita da questa vicenda della mia assistita, che sinceramente insomma non è completamente estranea. Quindi noi siamo contenti che si proceda in questa direzione, siamo pronti, disposti in qualsiasi momento a chiarire sempre di più quella che è stata la nostra posizione, quella che è stata la serata condotta dalla mia assistita quel famoso 8 gennaio. Quindi siamo qui per aiutare le indagini. Malissimo, non si sopportano più, perché logicamente uno non c'entra niente, non so cosa vogliono da me, che cercano. Ansia. Se vorranno sentirci, noi siamo pronti, cioè siamo disponibili al 100%. Lei viene tirato in ballo da più persone, non... Come? Viene tirato in ballo da più persone. Ma bisogna vedere su cosa, su quali circostanze viene tirato in ballo. Insomma, mi fa piacere vedere che anche in queste ultime immagini che sono uscite, che la procura sta vagliando relativamente a quella serata, insomma, si vede nitidamente anche qualche cane che cammina per il paese. Insomma, ci si è voluti innamorare di questa versione che l'investimento del cane in realtà occultasse qualche altra cosa. In realtà insomma si trattava di un banale incidente avuto con un cane, che tra l'altro si vede anche nelle immagini video. E perché l'urlo Mimì, cosa state facendo? Vabbè, questa è una cosa che chiariremo meglio agli inquirenti laddove ce lo chiederanno. Presso il comando provinciale comunque si continuano a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza che quella sera sono riuscite a cogliere particolari molto significativi. Ieri è stato anche ascoltato il titolare di uno dei bar situati nella piazza principale di Prata, il bar Officina 94. Proprio in quel bar si incontrarono e si intrattennero due delle quattro persone che oggi risultano indagate, ovvero Alfonso Russo e Loredana Scannelli, che devono rispondere di false dichiarazioni e favoreggiamento. Gli inquirenti comunque proseguono nel loro lavoro, che si basa non soltanto sulle telecamere, ma anche su intercettazioni telefoniche e testimonianze.